Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio Alberto perché senza il suo continuo impegno nulla di tutto ciò sarebbe potuto essere fatto, quindi i nostri ringraziamenti vanno prima di tutto a lui. Come ha detto, il nostro gruppo è stato fondato solamente una settimana fa in una città difficile, tra virgolette, per la Lega, Cuneo, perché la nostra città è stata tra virgolette snaturata nella sua identità da anni e anni di amministrazione di sinistra. Noi siamo già partiti con alcuni volantinaggi davanti alle scuole e abbiamo organizzato per il mese prossimo un'assemblea d'istituto al liceo scientifico della nostra città, dove ovviamente parteciperà un rappresentante del nostro movimento. Proprio davanti alle scuole ci siamo accorti che sta maturando l'idea che la Lega sia l'unico movimento in grado di dare risposte serie e concrete ai problemi che affliggono la società di oggi. Anche il nostro movimento è l'unico movimento giovanile che davvero si batte per migliorare il territorio e oggi può essere una grande dimostrazione, al contrario di tutti gli altri movimenti giovanili, sempre che esistano, che compaiono poco prima delle elezioni e ne scompaiono subito dopo. No. Appunto, di tutto questo dobbiamo ringraziare sempre Alberto Brignone perché è lui che cerca i giovani, anche a Cuneo, è lui che ci ha fatti crescere, e tutto grazie a lui. Ovviamente grazie a Alberto Borsi, ma niente a salutare. E appunto il nostro ordine del giorno tratta di un argomento molto sentito dalla popolazione, soprattutto cuneese, e della sicurezza. Non la sicurezza a livello nazionale, come si può sentire nei telegiornali, terrorismo, non terrorismo, ma sicurezza a livello locale. Ora vi leggo l'ordine del giorno. Premesso che uno Stato moderno deve garantire ai propri cittadini come diritto fondamentale la sicurezza, che ogni cittadino deve avere il diritto di svolgere le proprie attività senza alcun rischio di qualsiasi genere esso sia, considerato che la sicurezza deve essere un presupposto di libertà, che la Lega Nord ha sempre avuto a cuore la sicurezza e il benessere dei propri cittadini, che in alcune aree verdi e soprattutto nelle periferie della nostra città del Cuneese, di notte, soprattutto in ore notturne, vige il clima del Far West, questa assemblea impegna il governo a farsi promotore di politiche atte ad arginare questo fenomeno mediante lo stanziamento di maggiori fondi ai comuni per l'aumento delle forze dell'ordine e soprattutto a far pressioni sull'amministrazione comunale cuneese, l'amata amministrazione comunale cuneese, piuttosto di combattere la malavita a Cuneo, riesce solamente ad aumentare i posti di blocco nelle piazze, come può essere Piazza Galimberti, così da rompere le scatole solamente alle famiglie che magari escono per cena. Lasciando proprio mano libera a tutti i malviventi. Vi ringrazio e soprattutto io la padagna.